tutto è iniziato il 13 febbraio del 2000, il 18 febbraio del 2013, quando mi è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin al quarto stadio avanzato. Dopo la ghiacciante notizia, con la mia famiglia, perché io ho origini calabresi, siamo venuti qua a Genova, al San Martino, dove mi hanno curato brillantemente, sono stata sottoposta a diverse chemioterapie, ma purtroppo non sono andati a buon fine e mi sono dovuta sottoporre a un autotrapianto di cellule staminali e a distanza di un mese sono stata sottoposta al trapianto di midollo, dove il donatore è stato mio fratello. Infatti, se sono qui stasera a raccontare la mia storia, è proprio grazie a lui che mi ha ridato la vita. Dopo questi anni, la mia vita aveva ricominciato a prendere colore, ma purtroppo a marzo del 2021 mi sono ammalata di nuovo di un carcinoma squamoso alla lingua e così è subentrata di nuovo un altro intervento, ma fortunatamente senza chemioterapia. Prima un intervento alla lingua e dopo, a distanza di 15 giorni, un intervento laterocervicale destro dove mi hanno tolto 32 linfonodi. Nonostante queste patologie, non mi sono arresa e ho continuato gli studi perché mi mancavano pochi esami alla laurea. E dopo pochi giorni dal secondo intervento, ho dato gli ultimi esami e poi a marzo del 2022 mi sono laureata. Oggi, nello stesso ospedale dove mi sono curata, ci lavoro. Perché? In che cosa ti sei laureata? In scienze infermieristiche. Tante volte mi sono chiesta come mai sono sopravvissuta a due tumori. Forse devo dare speranza a chi in questo momento sta soffrendo, fargli capire che nonostante la vita ti dà molti ostacoli, si può andare avanti e vivere la vita anche nelle piccole cose. Senti, ti faccio una domanda, forse un po' brutale, Federica, non lo so, perdonami, ma per chi come te, insomma, ha superato due tumori, è stata messa alla prova, ha vissuto momenti veramente drammatici, quando vede certe situazioni, certi atteggiamenti di alcune persone, no? Che se la prendono, certe persone che sono arrabbiate con la vita. Invece hanno tutto, no? Nel senso, si dice tante volte, no? La salute è la prima cosa. Che cosa provi? Che cosa ti senti di dire loro? Non li giudico perché ognuno nella nostra vita ha i propri problemi. Certo. Magari rispetto a loro, se anche molte volte quando le amiche si lasciano con i ragazzi, no? Dico, vabbè, per lei magari questo problema può sembrare la fine del mondo, per me può essere una cosa banale, però non li giudico, cerco di capirli. E quando sei a letto di un paziente, in che cosa ti senti diversa proprio per l'essere stato a tua volta un paziente? Lo capisco, mi immedesimo in lui e cerco di dargli tutta la forza possibile. La famiglia già unita A di no, a prescindere. prescindere, però ci ha ancora legato e ancora di più. Viviamo ogni attimo, cioè, ci sentiamo 20 volte al giorno per dire, e siamo È ancora più uniti. naturale, è un Sì, sì, fatto sì, sì, sì. naturale, no? Ha avuto paura, ma nello stesso tempo non ha rifiutato. Cioè, ha detto sì, facciamo tutto quello che devo fare. Grazie, grazie Federica, grazie per essere venuta a raccontare la tua storia e grazie per la tua testimonianza, Grazie a il tuo voi per avermi sorriso e i invitato. tuoi occhi. Grazie mille.